Dormi gattina, dormi piccina, fai bei sogni da brava amicina. Con latte e panna fai la nanna. Il tuo nasino è all'insù. Dormi serena, ci pensa Pilù. Dormi micina, sei tanto carina. Sogna le stelle, son così belle. Pilù, questa ninna gatta è irresistibile. Come non detto, amici amici, la ninna gatta non ha funzionato affatto. Se Oppo non ha sonno, allora di certo avrà fame. Ho appena preparato la pappa perfetta per Oppo. Forse non lo sapete, ma io sono un cuoco a 5 croccantini stellati. Avete visto? Le piace? Oppo non ha sonno e neppure fame. Questo vuol dire soltanto una cosa: è l'ora di cambiare il pannolino. Ma ne sei proprio sicura, Milady? Tutti sanno che è una cosa molto pericolosa. Tranquilli, so come si fa. Buffy Cats, diamo inizio all'operazione pannolino. Visto? Non era pericoloso. Bastava maneggiare il pannolino con attenzione. Che puzza terribile! Aiuto! Amici amici Sitter, credo di aver finito tutte le idee. So chi può darci una zampa! Mimì, la dottoressa dei cuccioli! Lei sa sempre cosa fare con i piccoli. Badare a un'amicetta come Hope è più semplice di quello che pensiate, Buffy Cats. Davvero? Dici sul serio, Mimì? Certo, Polpetta. Basta che la piccola Hope abbia un gioco che la tenga impegnata. Guarda, Hope, con questo cucchiaino bisogna portare il topolino nella sua tana. Ora provaci tu, Hope. Topolino! Oh, Mimì, sei stata gattastica! Grazie! È stato un vero piacere, Pilù. Ora però devo andare. Altri cuccioli hanno bisogno di me. Hope si divertirà e voi sarete dei perfetti amici sitter. Molto bene, Buffy Cats. Riordiniamo la stanza, così Hope giocherà in sicurezza. Polpetta, tu sistema i gomitoli. Ecco il posto giusto dove metterli. Ma cosa vedo? Aspettatemi! Un topolino! Un topolino! Al canale.